Roma, se quella della CGIL e un centinaio altre associazioni fosse la manifestazione un partito. Opposizione. Sarebbe impressionante e spaventosa per il governo Meloni. Invece è una piazza unita da un'unione resta imponente. Fa paura al governo. Insomma, meno. C'è infatti una domanda che tutti i manifestanti, sindacalisti, rappresentanti dei partiti in corteo si pongono più o meno silenziosamente e domani. Che ne sarà di questo popolo pieno di speranza e rinato che ha invaso Roma? Se Piazza San Giovanni rappresenta davvero la maggioranza virtuale del paese. Come ha detto Landini dal palco. A chi spetterà il compito di tradurla in una proposta politica concreta e unitaria? Giuseppe Conte a Foggia, il premier Grillino a Foggia, i partiti ai quali sarebbe teoricamente affidata la missione sfilano nel corteo nella stessa forma gassata con cui hanno finora attraversato la legislatura. Qui uno spruzzo del PD, là un alone di Verdi e Sinistra Italiana. A debita distanza da tutti una rappresentanza del Movimento 5 Stelle. Ma senza Giuseppe Conte, che non ama partecipare ad eventi in cui non è l'ospite d'onore. Per Nicola Fratoianni, leader del Sì, Conte si giustifica l'assenza, il M5S c'era. L'importante è che ci sia il soggetto politico. Potrebbe succedere che il leader abbia altri impegni. Il vicepresidente del M5 San Riccardo Ricciardi la mette così: c'è un gioco mediatico su di noi e sul PD che lascia il tempo che trova. Non è in piazza anche Carlo Calenda, che ha anticipato la manifestazione con un post in cui ne parla malissimo. Landini gli ha risposto dal palco senza nominarlo cosa facevano quelli che ora criticano quando lavoravano alla Fiat ed erano ministri? Il solito evento. Le solite contraddizioni, le solite omissioni, il solito settarismo oggi alla manifestazione Landini. Si parlerà di aumento delle pensioni. Abbassamento dell'età pensionabile. Ripristino reddito di cittadinanza e del bonus 110. Taglio cuneo fiscale. Carlo Calenda 7 ottobre 2023. L'identikit del leader di Action è chiaro. Ci sono invece, con più bandiere che manifestanti, tutti i partiti comunisti possibili e immaginabili, rifondazione. I trotskisti, marxisti-leninisti, gli spartachisti, che giocano ancora in un altro campionato. Gli slogan, Italia fuori dalla NATO, NATO fuori dall'Italia, che escono da alcuni filmati, ricordano solo le fratture più insanabili. Non che ce ne fosse bisogno. Tra le tante oceaniche manifestazioni della sinistra a San Giovanni, quella di Landini somiglia più di tutte alla Piazza dei Girotondi del 2002. Non perché sia un comizio contro i partiti della sinistra. Anzi, il leader della CGIL è attento a rivolgere eventuali critiche prima alla sua organizzazione che ad altre. Il comizio di Moretti dal comizio di Nanni Moretti riproduce l'anomalia a partiti spettatori in una piazza che sembra autoconvocata, anche se dietro ovviamente c'è la macchina organizzativa della CGIL. Con una piattaforma molto più politica che sindacale. Costituzione. Lavoro. Pub.